Almeno sapere che cosa devo fare, che terapia fare, quale medicine prendere. L'appello denuncia del pensionato di Quinto, tormentato dai dolori ed in attesa da 35 giorni di una visita specialistica che doveva essere erogata in 10 giorni, ha trovato immediata risposta da parte dell'ULS 2 della Marca. Dopo il nostro servizio, la tanto attesa visita è stata fissata per lunedì mattina. A sobbalzare sulla sedia, vedendo l'appello in TV, un medico ortopedico che presta servizio a Borgo Cavalli. Noi a Borgo Cavalli abbiamo il 100% delle evasioni delle visite brevi in 10 giorni, quindi rispettiamo i tempi d'attesa. Per cui credo che essenzialmente sia stato alla base anche un bel problema di comunicazione. In ogni caso, vista la conoscenza e visto anche la possibilità di farlo, mi sono dato disponibile per fare la visita al signore di Quinto lunedì mattina in regime ambulatoriale e ho dato la mia disponibilità. Del problema è stato subito informato il direttore generale. Intanto, prima cosa, volevo scusarmi con la persona. Devo dire che più che un difetto legato alle liste d'attesa, è un difetto legato ovviamente alla comunicazione tra CUP che ha sostanzialmente preso in carico la persona e poi si è dimenticato di collocarla all'interno delle prenotazioni, che il posto c'era. È stato veramente uno stacco tra la disponibilità e poi quello che giustamente lui chiedeva, e si è creata questa situazione difforme. Mi scuso con l'utente, non succederà più. Un problema di comunicazione tra la struttura sanitaria ed il paziente, legata al cambio di gestione del CUP, che sta creando non pochi problemi agli utenti. Il caso del pensionato infatti non è isolato e sono parecchi coloro che lamentano negli ultimi due mesi trattamenti analoghi, tant'è che l'ULS 2 della Marca rivedrà i termini della gestione del centro unico di prenotazione.